Ciao bambini, anche oggi vi propongo un gioco con le cannucce. Per farlo ci serviranno delle ciotoline, delle cannucce, dei fogli colorati, forbici, un cartoncino bianco un po' più grande, matita, righello e anche un po' di colla. Con un cartoncino bianco, facendoci aiutare da un adulto, costruiremo un piccolo dado. Con i fogli colorati e la forbice invece, ritaglieremo tanti quadratini colorati. Diciamo che tre colori, anche quattro, potrebbero già essere sufficienti. Il nostro gioco ormai è quasi completo. Una volta terminato di costruire il cubo, su ogni faccina incolleremo un pezzettino dei pezzettini colorati che abbiamo confezionati. Ogni faccia deve avere un colore. Ogni giocatore avrà una ciotolina e una cannuccia e servirà o una musica o un orologio, se con voi gioca un fratellino più grande che è in grado di leggerlo, perché dovremo darci un tempo. Sostanzialmente un giocatore lancia il dado. In base al colore della faccia superiore, ogni giocatore prenderà la sua cannuccia e entro un tempo stabilito, per questo vi dicevo una canzone o una terza persona che conta o un orologio se giocate con un adulto o un fratellone grande, il gioco consiste in questo. In base al colore che è uscito con il dado, semplicemente aspirando con la cannuccia, ogni giocatore dovrà cercare di recuperare più quadratini di quel colore lì possibile. E metterli nella sua vaschettina. Devo proprio aspirare e lasciare andare. Non è molto semplice all'inizio, ma poi diventerà molto divertente. Vince naturalmente chi nel tempo dato raccoglie più quadratini. E allora, buon gioco e buon divertimento!